con il creatore nostro ha provocato lo che tutti sappiamo, le guerre, le odi, le latrocini, le ruberie, le adulteri, tutti i peccati e tutte le disfatte, tutta la distruzione dell'uomo, perché l'amore sulla terra sparisce. È impressionante sentire Cristo che dice amatevi. Lo normale nei paesi non è amarsi, è detestarsi le famiglie. Un paese parla male dell'altro paese, questa famiglia non si parla con quella. È un onore avere nemici e stare divisi, eccetera. Questa parola di Cristo, amatevi, è una rivoluzione. Amatevi, è l'amore. E come? E per aiutarsi ad amarsi, perché non si ama lo che non si conosce, ci ha invitato a vivere la nostra fede in una comunità cristiana. Una comunità di 40, di 50 fratelli, dove tutti si conoscono e ci amiamo, e se uno si ammala, vanno a visitarlo e pregano con lui nell'ospedale. E siamo una famiglia unita nello Spirito Santo, con lacci più potenti che le lacci della carne. E la unità che fa la Chiesa, noi ci uniamo, ci unisce lo Spirito Santo. Quando una comunità, lo che unisce la comunità non è più lo Spirito, sino è la carne, e si fanno gruppetti di amici per giocare le carte o qualcosa del genere, si distrugge la comunità. E quello già non è la comunità cristiana. A noi ci unisce, e noi ci siamo eletti noi, ci ha scelto il Signore, ti ha messo di fronte a quella signora, quell'uomo neurotico, quel vedovo, quel militare, non ci abbiamo scelto, è Lui che ci ha scelti e ci ha messo in cammino. E abbiamo anche il cammino al potere di creare un figlio di Dio. Io dico sempre, come si forma un uomo? Come nasce un uomo? Pues un uomo deve andare da una donna e dopo che fanno l'atto sessuale appare un embrione, un piccolo embrione, piccolissimo. Questo embrione ha bisogno di un utero, ha bisogno di essere alimentato, ha bisogno di un cordone umbilicale. Della stessa forma noi stiamo oggi annunziando il kerigma, e dicono i padri della Chiesa che il kerigma era lo chiamavano lo sperma dello spirito, perché ha il potere. Questa notizia, chi la coglie, che notizia è questa? Che Dio ti ama tanto che vorrebbe vivere in te, ma per questo dovrebbe prendersi i peccati tuoi, togliere il peccato della tua natura, togliere il peccato originale che l'uomo si è fatto Dio, togliere quel peccato di dentro della tua carne, e allora tu divieni. Se non c'è il peccato, lo Spirito Santo diviene dentro di te. Lo Spirito di Cristo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. E questo tocco di sostanza, la sostanza divina che tocca la sostanza umana, fa nascere un piccolo embrione. E questo tocco di sostanza si fa attraverso l'ascolto del kerigma. La fede viene per l'ascolto. Per questo noi sappiamo che quando facciamo catechesi in una parrocchia è tutto non è la fede, non viene per una mentalizzazione, per fare conferenze, per fare sermoni, è un mistero divino. La fede è un dono che viene dal cielo, è una virtù soprannaturale che nessuno se la può dare a se stesso. Dio, Cristo dice, non mi avete scelto voi a me, vi ho scelto io. E Dio ci sceglie quando stanno dei fratelli in una parrocchia ascoltando il kerigma, e di pronto uno, sentendo dentro l'azione dello Spirito, le dice ascolta, aderiscite, crede a questo, e lui accetta aderirsi, perché senza l'adesione personale non c'è la fede. E immediatamente allora lo Spirito Santo fa così che può rendere testimonianza, perché i suoi peccati sono stati perdonati, perché immediatamente sono passati a Cristo crocifisso. E allora